Bentornati cacciatori e benvenuti a questo nuovo video qua Bergaster per provare un ciocchino nuovo parecchio interessante. Peace, death, pace, morte. Di cosa si tratta? Beh, lo scopriremo tra un attimo. No, caro, la Russia no. In inglese molto meglio. Il gioco non c'è in italiano, ma come al solito c'è qua Bergaster per tradurre tutto per voi, mentre noi saremmo la morte, o per meglio dire i giudici della morte, che dovranno decidere se una persona, la persona che ci viene presentata davanti, dovrà andare all'inferno o in paradiso o eventualmente anche al purgatorio. Morte, guarda un po' cosa c'è in frigo, neanche più una birra. Freezer, niente. E quel cespuglio da bere non mi sembra. Idea! Ok, iniziamo subito all'Apocalypse Incorporation. Incorporated. Benvenuto all'Apocalypse Inc., mietitore. Io sono il tuo superiore. Guardati intorno e comincia a lavorare. Va bene? Ok, questi sono fogli. 1, 2, 3, 4. Se clicco sulla morte, non so, premiamo sull'1. Mi sembra la cosa più logica da fare. Ok, settimana 1. Giorno 1. Della nostra nuova carriera da mietitore. Andiamo. E non sarà facile. Cioè, lui in realtà è il vero mietitore. Io sono sottoposto. È il tuo primo giorno oggi, mietitore. Ecco un semplice incarico che non puoi sbagliare. I demoni devono essere mandati all'ascensore di sinistra, all'inferno. Le persone devono essere mandate in quello di destra, in paradiso. Ok. Prosegui. Vai. A o D? Perfetto. Posso prendere un'ascia con me? Non credo, però sei un uomo, quindi prego. Oh, cosa state facendo? Per favore, all'inferno, anche lei. Mi chiami Musia. Ok, Musia, a sinistra, cioè a destra. Per favore, a sinistra. Il segreto non fa impressione a nessuno. Per favore, non è che uno mi deve dire una cazzata. Andate, lei, per favore, la zuppa era fantastica, grazie. Power! L'ultima volta abbiamo rapinato un treno nudi. Te lo concedo, quello è una cosa figa. Demone, sono il tuo demone, sì, lo so. Il mio numero è il 512. Ma io non ho capito, c'è qualche segretario di sopra che vi ha detto di dirmi ste cose o così di vostra spontanea volontà lo fa? Per favore, a lei anche. Tutti corre, oddio. Salvami dai Marines. Quindi è un uomo tipo trasformato dai. Proviamo. No, era ovvio. Però chi lo sapeva. Il nome del mio bambino è Timmy. Fa piacere. Ma non te lo siamo andato all'inferno un paio di volte tra l'altro. Sono un po' arrogante, ma non fa niente. Paradiso per te. Sono Timur. Ma che strada fate per tornare? Io dobbiamo già andati al paradiso, su dai. Ok, ah, forse è gente che io rimando, ma non lo so, muoiono in paradiso. E poi invece vedete che sullo sfondo ci sono i miei colleghi, che fanno nello stesso loro. Il significato della vita è servire l'umanità. Prego. 30 su 30. Abbiamo completato il nostro primo giorno. Ma da adesso in poi le cose si faranno complicate. Oggi un altro mietitore ha notato una cosa interessante. Ah, visto che ogni volta mandavamo i suoi demoni all'inferno, Satana ha cominciato a rendere demoni delle persone, mettendogli le corna. Da questo giorno, chiunque abbia corna deve andare all'inferno. Prosegui pure. Perfetto, tu hai le cornissime proprio. E lei pure. Ehi, i miei jeans si sono strappati. Ma non erano strappati già anche prima? Prego. Prego, prego. Questi short sono troppo attillati per la mia coda. Prego, questi atti osceni. Anche lei con le corna. Che prigione fantastica. Guarda, gli piacerà. No! Dove metto la mia lingua? La tenga al suo posto, ma signor Einstein, cosa ci fa lei qua? Con le corna. Tocca mandarlo all'inferno. Eccellente, perché aveva le corna. Dio! Le tigri sono mega pericolose! Sto aspettando un milione di anni in purgatorio.
Effettivamente può essere. Per lei adesso è arrivato l'ora del paradiso, finalmente. Oh, lavoro completato. Secondo giorno. Si va al terzo. Oh, oggi... Non prima, oggi le persone hanno iniziato a usare le armi. Buono a sapersi, la via per il paradiso è chiusa per coloro che hanno le armi. Perfetto, quindi corna e armi. Attenzione, non vedo armi. Puoi andare. Gli invasori non hanno mostrato onore. Sei sicuro di non avere delle armi? Perché indiano come sei sicuro che qualche freccia. Dove cazzo era però l'arma? Oh, quello è un arco, caro. Non lo sai che è vietato? Che potresti far male a qualcuno? Prova a trovarmi. Quella pistola è vera o è giocattolo? Nel dubbio. Non mi hanno detto armi vere, hanno detto armi. Veloce. Oh, 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 le corna mi stai per fregare. Oh, 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 l'arma mi stai per fregare. Oh, 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 demone mi stai per fregare. Invece lei è in paradiso. Demone con arma. Come doppia negazione afferma? Per il paradiso? Vabbè, nel dubbio la mando all'inferno. E anche lei con le corna. E anche lei con un altro demone. L'ora della retribuzione è arrivata. Te hai già assaltato un treno e sei già morto altre 4-5 volte. Non è che c'hai un'arma dietro. No. Demone. Ragazzo con pistola. Sceriffo con corna. Ma come sceriffo? Sceriffo cattivo. Oh, oh. Pare che abbiamo appena ricevuto una bella promozione come meritato. Attenzione, macchie di sangue vanno all'inferno per non macchiare il bianco e puro paradiso. Mi sembra giusto. Armi, corna, demoni, sangue. Te vedo parecchie di queste cose, caro. Armi, denti d'oro, corna. Ah no, non è un'arma, però aspetta, è una chitarra. Scusa, piccio io. Però comunque è le corna. E quel sangue è successo molte lune fa. Non è un mio problema. Questa volta te ne vai all'inferno. Prova a prendermi. Ma ci proveranno in paradiso. Sangue. Hai dei gusti veramente di merda. Cos'è la mia... La mia cappa nera non ti piace? Ti manda all'inferno, eh? Figlio di puttana. Non sai con chi stai parlando. E infatti, vedi che torni? Sono un po' arrogante. Confermo. Inferno. Insieme a lui. No, che figo. Non andrò a scuola domani. Confermo. A meno che non ci siano delle scuole in paradiso. Vatti a informare, chiedi in reception. Che sceriffo. Gli sceriffi però sono bravi e le armi le devono dare per forza. Ma le direttive sono direttive. Inferno. Ed era giusto. Sangue, inferno. Arma, inferno. Corna, inferno. Corna, inferno. Demone, inferno. Inferno, inferno. Arma, inferno. Oh, finalmente uno con me in paradiso. Minchia ragazzi, stai facendo un disastro. Oh, mi si sono addormentate le gambe. Fa scassare sentire le storie di tutti questi che sono morti. Paradiso, prego. E ben fatto. Godiamoci la paga. I cappelli salvano dal vento e dal freddo, ma possono anche nascondere le corna. Non è accettabile, concordo pienamente. Che arma è? Comunque è un'arma. Oh, cappello corna! Mi stava per fottere il piccolo bastardo. Tanto sei già storto di sangue. Oh oh, però hai l'arma. Oh oh, però hai l'arma. Oh oh, hai le corna. Oh ma... Ecco, lei bravo, mi vada in paradiso, che sennò abbiamo l'inferno veramente pieno e in paradiso non c'è nessuno. Quel cocktail al cemento era veramente troppo. Cazzo ragazzo, facci attenzione. Oh, lì sotto? Oh, pensavi di distrarmi col cesto di frutta come regalo, eh? Cos'è? Credevi di corrompermi? Sotto quel colbago, poi c'hai un martello gigante. Sangue, via! E lei invece può andare. Ottima capigliatura, tra l'altro. Altra giornata completata con successo. Ma, cacciatori, con questa notizia bomba di questo giochino del mio editore selvaggio, Peace Debt, io vi dico che per questo video essere abbastanza, vi ricordo, sono Vergaster, un commento qua sotto non è mai sgradito e noi ci becchiamo al prossimo video. E allora, ragazzi.